Quindi possiamo far venire Francesco Boffa che ci parlerà di MongoDB. Un bel applauso, ragazzi, forza. Io sostanzialmente sono venuto qui, buonasera a tutti, per prima cosa, e volevo parlarvi di database. Perché parlare di database? Perché sostanzialmente è un argomento molto importante nell'informatica, è un argomento molto importante nel campo dell'informatica che però la maggior parte delle volte viene trascurato. Trascurato sostanzialmente il motivo è che da 30 anni e anche di più si è stabilizzato quello che è il modello relazionale. Il modello relazionale ormai è diventato praticamente uno standard, si trova in qualsiasi applicazione e difficilmente viene messo in dubbio per provare nuove tecnologie. Però da qualche anno a questa parte sono nati nuovi requisiti, nuove applicazioni che richiedono da subito di poter gestire grandi quantità di dati e di utenti. Questo deriva sostanzialmente dalla nascita di nuovi social network. Oggi chiunque può facilmente creare un'applicazione che gira su Facebook e trovarsi 1 milione di utenti in poche settimane. Ecco, il problema è che i database relazionali, per quanto siano provati e affidabili, si comportano in un modo piuttosto particolare quando si tratta di gestire enormi quantità di dati. Sostanzialmente il problema più grande è nel momento in cui bisogna aumentare le dimensioni dei server che gestiscono questo database. Normalmente la prima installazione presenta solamente un server e poi se ne aggiungono altri, ma questa operazione in genere è molto costosa e richiede un database administrator che, oltre a essere una figura professionale ben pagata, necessita di mettere comunque in pausa l'intero sistema per il trasferimento dei dati sui vari server per diverse ore. E questo in molte realtà professionali non è una situazione accettabile. Per cui adesso vedremo, facciamo una panoramica innanzitutto sui database relazionali, giusto per rinfrescare un po' le idee anche a chi non si è mai avvicinato a questo campo, e poi vedremo una panoramica dei cosiddetti database NoSQL, che sono questi database di nuova generazione che apportano delle novità modificando sostanzialmente quello che era il concetto di database fino ad oggi. E poi ci concentreremo su MongoDB, che è il database NoSQL più utilizzato in questo momento. Allora, vediamo un attimo i database relazionali. Questi database, come molti potranno ricordare, sono divisi in tabelle. I dati sono nettamente distinti, ogni tabella contiene dati ben omogenei che sono ben correlati tra loro. Ad esempio possiamo avere la tabella delle persone con i campi di nome, cognome, età e indirizzo email. Nel caso in cui un campo ha bisogno di avere più valori, in questo caso bisognerà creare una seconda tabella con i numeri di telefono, per esempio, e collegarli alla tabella principale tramite un ID, ossia sostanzialmente un codice numerico che ci identifica il primo dato nell'altra tabella. E questi sono detti riferimenti. I database relazionali inoltre devono mantenere quattro proprietà importantissime, definite proprietà ACID, ossia che deriva dall'inglese ACID, che è l'acronimo di queste quattro proprietà, che sono Atomicity, Consistency, Isolation e Durability. La consistenza è la principale proprietà che viene messa in dubbio quando si ha a che fare con i database NoSQL. Questa proprietà può sembrare molto scontata, ma perché consiste sostanzialmente che se dopo una scrittura, dopo aver imposto un campo a un determinato valore, ci aspettiamo che tutte le letture successive su quel valore riportino l'ultimo dato inserito. Invece si vede che proprio venendo a mancare questo tipo di proprietà si apre uno scenario di molte altre proprietà che in molte applicazioni, come abbiamo detto prima, tornano decisamente più utili.
Per quanto riguarda l'atomicità e l'isolamento, purtroppo questo non è il momento di parlarne, perché sono due proprietà molto complesse che necessitano di un discorso a parte. E comunque tutte e quattro le proprietà acide vengono messe in dubbio dai database NoSQL, che comunque possono decidere, possono fare un bilancio se ce ne sono alcune più importanti e altre meno importanti da mantenere. Prima di tutto bisogna dire che NoSQL non è semplicemente una categoria di database, ma è un vero e proprio movimento che si sta sviluppando nell'ultimo quinquennio sostanzialmente. Come abbiamo già detto, rinunciano alle proprietà acide per avere maggiore flessibilità nella strutturazione dei dati. Prima abbiamo visto che le tabelle presentano questi campi, nome, cognome, età, indirizzo, erano degli esempi, ma molto spesso per aggiungere o rimuovere un campo su una tabella molto grande con enormi quantità di dati, questa operazione può mandare in palla l'intero sistema. Inoltre questi database hanno come obiettivo principale la possibilità di rendere il cluster di server più grande o più piccolo a seconda delle necessità, senza bisogno di dover assumere un database administrator. Sono operazioni molto elementari che possono essere svolte da chiunque. E migliore disponibilità. La disponibilità che cos'è? Sostanzialmente in questi grandi cluster i dati sono divisi equamente su più computer, ma nel momento in cui uno di questi computer viene a mancare, quella fetta di dati si renderebbe non disponibile. È come se all'improvviso non riusciste più a entrare su Facebook, perché semplicemente il server che si occupava di gestire il vostro indirizzo email è caduto. Ecco, questo è quello che succederebbe normalmente con un database relazionale. Con un database relazionale invece questi database si occupano proprio di evitare questo genere di accadimenti. Allora, il motivo principale per cui bisogna fare a meno della coerenza, che è una delle quattro proprietà che abbiamo visto prima, è un teorema che è stato dimostrato nel 2002. La dimostrazione è molto complicata, però vedremo più avanti che potremo arrivarci anche intuitivamente. Questo teorema ci dice che non possiamo avere contemporaneamente tutte e tre le proprietà di coerenza, disponibilità e facilità di partizionamento in un unico sistema software. Bisogna sempre fare un bilancio e scegliere quale si ritiene più importante. Bisogna notare che comunque tra i vari database NoSQL ce ne sono di tantissime varietà, ognuno sceglie il proprio bilancio di queste tre proprietà, delle proprietà acide, ma anche nella strutturazione dei dati, mentre invece i database relazionali, che sia Oracle, che sia MySQL, MariaDB, tendono tutti quanti ad avere la stessa struttura, il linguaggio SQL per le query. SQL, ora NoSQL viene utilizzato, l'SQL come una figura retorica per rifarsi ai database relazionali. NoSQL non vuol dire semplicemente un no imperativo all'SQL, ossia ai database relazionali, ma anche loro, quelli che appartengono al movimento, ci tengono a sottolineare che ci sono diverse applicazioni dove l'utilizzo di un database relazionale è ancora molto importante. Questo ad esempio è il caso delle banche o di sistemi di aerei, di aeroporti. E ho scritto anche delle catene di montaggio. Questi sistemi richiedono una consistenza forte. Ora, per quanto potrebbe far piacere a chiunque di noi che dopo un pagamento di 500 euro, quei 500 euro ce li troviamo ancora nel database semplicemente per un problema di consistenza, per la banca questo non è un dato a favore sicuramente. Quindi gli stessi ideatori del movimento NoSQL dicono ancora di rifarsi ai database relazionali quando c'è bisogno della proprietà di consistenza e della durabilità. La durabilità, non l'abbiamo specificato prima, che è la proprietà che anche in questo caso può sembrare molto scontata, ossia che dopo che una scrittura viene data per avvenuta con successo, ci aspettiamo che anche in seguito a un crash di sistema, a un problema all'interno dell'hardware, quella scrittura comunque una volta che è stata data un successo la troveremo al riavvio del sistema. Anche questa proprietà purtroppo viene messa in discussione dal NoSQL, questa volta per motivi di performance. Si vede che quando viene fatta una scrittura si preferisce ritornare all'applicativo che ha inviato la richiesta uno stato di successo anche prima di scrivere fisicamente i dati sull'hard disk, per evitare che l'applicazione abbia un delay troppo forte, abbia un ritardo. Dopodiché sarà il database a occuparsi di scrivere in seguito il dato. Il problema è se avviene un crash tra il momento in cui il successo è dato per avvenuto e il momento in cui il dato deve essere scritto sul database. A quel punto avremo perso quel dato, che però l'applicazione ha ricevuto come una scrittura di successo.
La consistenza eventuale è il principio attorno a cui girano sostanzialmente tutti i database NoSQL. La consistenza eventuale è questa consistenza in cui, appunto, anche dopo una scrittura, per pochi millisecondi può succedere che viene ritrovato il dato precedente, il dato vecchio, che viene definito stale. Questo perché dobbiamo immaginare il cluster di un database NoSQL come un anello. Un anello dove più di un nodo è responsabile di un certo dato. Questo per garantire maggiore disponibilità. Ad esempio, il nostro indirizzo email, sempre per tornare su Facebook, per rendere tutto più familiare, il nostro indirizzo email può essere scritto su 3 server per fare in modo che se ne cade uno, siano ancora disponibili gli altri 2 per farci fare l'accesso sostanzialmente. Le scritture però che fa Facebook al momento dell'iscrizione, anziché scriverle su tutti e 3 i server, per motivi di praticità e di efficienza, lo scriverà solamente su uno, su 2 server, dopodiché l'applicazione continuerà a girare, dopodiché l'intero cluster sarà responsabile di propagare questa informazione ai server mancanti. Quando invece andrà fatta una lettura, difficilmente l'applicazione chiamerà tutte e 3 i server per ricevere il dato. La cosa più probabile è che l'applicazione andrà a leggere solamente da un server, poi se il dato viene trovato bene, altrimenti viene restituito uno stato di not found. E il problema qual è? È come prima che se la lettura avviene tra la scrittura sui primi 2 server e la sincronizzazione del server del cluster col server mancante, c'è la possibilità che questo dato non venga trovato. Ora, questo problema dura intorno ai 50 millisecondi, cioè la sincronizzazione è comunque un'operazione molto rapida, però bisogna considerare che stiamo parlando di applicazioni con un grandissimo numero di utenti, con tantissime operazioni al minuto, e quindi questo problema di ricevere stale data può essere un caso molto frequente, anche parecchie decine di volte al minuto, se abbiamo un numero di transazioni molto elevato. Facciamo questo esempio: c'è questo anello di server con i 3 server che gestiscono la variabile nome, che contiene il nome Pippo in questo momento, e gli altri 3 server che invece non sono a conoscenza della variabile nome e del suo contenuto, e che nel caso in cui dovessero ricevere una richiesta di scrittura o di lettura non farebbero altro che rimandare questa richiesta ai server responsabili. In questo caso abbiamo un client che decide di sostituire il nome Pippo col nome Pluto e invia la richiesta solamente a 2 dei 3 server responsabili, come abbiamo detto prima. Allora, i server responsabili a questo punto ricevono la scrittura e ammettiamo che per questioni di durabilità sia stato anche scritto sull'hard disk. Il terzo server, tuttavia, resta ancora con la vecchia variabile Pippo. A questo punto il server più vicino al nostro server mancante invierà l'ultimo dato ricevuto per sincronizzarsi e a questo punto possiamo dire che la scrittura è avvenuta con successo e abbiamo ottenuto la consistenza. Il problema, abbiamo detto, avviene nel momento in cui, siamo tornati indietro nel tempo, un client andrà proprio a leggere, questa non è sfortuna, è un dato di fatto che in grandi applicazioni questi problemi si verificano continuamente. Un client andrà a leggere proprio dal server che non ha ricevuto l'ultima versione del dato e troverà un dato ormai diventato inutilizzabile. Ora, questi problemi, anche se sembra che stiamo parlando molto in astratto, di sicuro li avete provati tutti quanti voi quando avrete scritto un post su Facebook o un commento che casomai è sparito subito dopo averlo scritto e poi per riapparire qualche minuto dopo. Questo è un tipico problema di consistenza dove la vostra informazione, il vostro post, non era stato scritto sull'intero cluster di Facebook, ma ha raggiunto tutti i server solamente qualche istante dopo. Allora, adesso ci concentriamo specialmente su MongoDB. Allora, prima per evitare qualsiasi problema, diciamo subito che il nome deriva humongous, che è una parola inglese che vuol dire enorme. Questo vuol dire che MongoDB è un database fatto apposta per gestire enormi quantità di dati senza alcun problema. È l'unico database NoSQL ad essere nella top 10 al 6° posto. Tra i suoi utilizzatori abbiamo il New York Times e tantissimi altri giornali, e un altro utente celebre sicuramente è il CERN di Ginevra, che utilizza MongoDB per memorizzare i dati dell'LHC. Quindi, diciamo, applicazioni grandi che utilizzano MongoDB non mancano sicuramente. Probabilmente il motivo della sua grande diffusione, addirittura al 6° posto, deriva dal fatto che è molto simile nella struttura a un database relazionale. Ci sono altri tipi di database NoSQL che stravolgono notevolmente il concetto di database.
Tuttavia, anche essendo simile a un database relazionale, mancano comunque le transazioni, le joins, e i concetti di integrità referenziale e vincolare e quello che abbiamo detto fino ad ora, la consistenza forte, cioè la consistenza assicurata dei database relazionali. Naturalmente molti potrebbe venire in mente la domanda perché utilizzare MongoDB anziché un database relazionale, tralasciando il fatto che ci tornerebbe sicuramente utile nel momento in cui riceviamo un picco di traffico, abbiamo bisogno di scalare il traffico su un cluster più grande. Allora, innanzitutto diciamo che delle joins, che sono le operazioni che ci consentono di mettere in correlazione i dati divisi in più tabelle in un'operazione sola, sono delle operazioni molto costose e che possono essere evitati sia nei database NoSQL sia nei database SQL, ossia relazionali. Purtroppo la denormalizzazione, che è l'operazione che ci consente di evitare le join, è l'esatto opposto di quanto viene insegnato sia alla scuola superiore che all'università, dove viene insegnato a normalizzare. In realtà vediamo dopo che l'operazione di normalizzazione è molto inefficiente anche quando si utilizza un database relazionale. Ora, denormalizzando i dati, e dopo vedremo che vuol dire, si può ottenere un'enorme miglioria a livello di prestazioni anche quando si utilizza un database relazionale. I vincoli di integrità vincolare e referenziale sono sostanzialmente dei controlli che vengono effettuati prima di salvare il dato dal database, possono essere facilmente sostituiti dai controlli che vengono eseguiti dall'applicativo che utilizza il database, cioè anziché inviare la scrittura al database e aspettare che il database ci dia l'errore, facciamo in modo che la nostra applicazione controlli che il dato sia corretto prima di inviarlo al database. Questo è anche un risparmio, se vogliamo, di rete, perché il dato non attraverserà per niente la fibra ottica per arrivare al server, ma si fermerà direttamente dall'applicativo e ci consentirà di evitare comunque uno spreco di rete, che in un'applicazione molto grande è comunque una risorsa importante e limitata. Come abbiamo detto prima, la consistenza forte viene a mancare, ma si vede che nella maggior parte delle applicazioni la consistenza forte non è mai un requisito, insomma, cioè, penso che nessuno se la sia presa se Facebook non gli ha fatto apparire il post per qualche istante, insomma, cioè, di sicuro Facebook non vi ha perso come utenti, ci tornate ancora. Mentre invece, come abbiamo detto prima, per le banche o applicazioni dove è molto importante essere sicuri dei dati, bisogna sempre fare riferimento comunque a database relazionali o comunque a soluzioni simili. Ora, tralasciando gli svantaggi che comunque abbiamo detto possono essere superati, i reali vantaggi di questo particolare database NoSQL sono vari. Allora, innanzitutto le tabelle qui si chiamano collections e le righe vengono definite documents. Queste collection non hanno mai una struttura predefinita che viene detta schema, ossia nome, cognome, età e indirizzo, mentre in un database relazionale sono fisse, per modificarle ci vuole una alter table, questa operazione di aggiunta della colonna, ogni document presenta la sua struttura interna. Possono essere tutti diversi tra loro. Ad esempio, un documento può avere nome, cognome, età, il documento successivo potrebbe avere nome, cognome, età, indirizzo email, il successivo ancora potrebbe non avere neanche nome e cognome, avere solamente indirizzo email e numeri di telefono. Anche se così messa così non serve a molto, il vero vantaggio sta nel fatto che l'evitare l'alter table per aggiungere una colonna o il drop column per eliminarla, ci porta a risparmiare parecchie ore, perché l'alter table è un'operazione molto complessa su tabelle molto grandi che possono bloccare il sistema per parecchio tempo. Un esempio molto lampante è di Twitter, che una volta ha dovuto aggiungere una colonna alla sua tabella dei tweet mettendo praticamente Twitter offline per 8 ore, semplicemente per aggiungere una colonna al suo database. Un altro grande vantaggio rispetto al modello relazionale è che i campi all'interno di un document non sono per forza solamente stringhe o i numeri interi o valori booleani, ma possono essere anche array, ossia contenitori con più elementi di questo tipo, o addirittura sottooggetti. Quindi, ad esempio, i numeri di telefono, che nel modello relazionale andavano messi in una tabella separata, in questo caso possiamo creare un array e tenerli in un unico campo. Possono essere anche sottooggetti, quindi ad esempio per tornare a Facebook post e commenti, mentre prima i post andavano in una tabella e i commenti in un'altra, possiamo tenere i post in un'unica collection e i suoi commenti tenuti in un array di oggetti del post. Questo non ci porta a nessuno svantaggio sostanzialmente,
il commento, il singolo commento può essere letto solamente quando viene preso il posto a cui appartiene. Non è un grande problema, perché anche come amministratori difficilmente ci sarà richiesto di prendere un commento senza l'intero posto a cui appartiene. Un altro vantaggio enorme è la protezione dalle SQL injection. Le SQL injection sono un tipo di attacco molto comune ai siti web, che colpisce circa il 60% dei siti web in giro, e consiste sostanzialmente nell'inserire delle stringhe malvagie all'interno della richiesta che viene effettuata al database. Questo perché i database relazionali utilizzano le SQL, che è appunto un linguaggio a sé stante, con particolari comandi che consentono di inserire documenti, eliminarli, eliminare intere tabelle. Ora, se non vengono fatti particolari controlli sui dati inseriti dall'utente nell'applicazione, ad esempio nei campi del login o della scrittura di qualsiasi dato all'interno di un'applicazione, potremo inserire anche dei comandi malevoli, tipo la distruzione dell'intero database di un sito web e mandarlo in rovina. Ora, questi database non utilizzano le SQL, quindi sono automaticamente protetti da questo tipo di attacchi. Allora, il formato di memorizzazione utilizzato da MongoDB è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, questo per far fronte al particolare modello dei dati, appunto, che può contenere array, oggetti, e vediamo che utilizza il JSON. Il JSON è uno standard sostanzialmente nato per caso, con la definizione del JavaScript che è avvenuta diversi anni or sono, con la nascita del web sostanzialmente, e non volendo hanno definito questo linguaggio in cui possiamo descrivere un oggetto e le sue caratteristiche. Allora, un linguaggio molto semplice in cui ogni oggetto è composto dall'apertura della parentesi graffa e la chiusura. Al suo interno ci sono delle coppie di chiave e valore separate da virgola. Quindi, ad esempio, abbiamo id con un certo valore, contenuto con un altro valore, autore, che è un campo complesso composto da nome e cognome. Come abbiamo detto prima, c'è un sottooggetto e quindi si riaprirà la parentesi graffa per definire questo campo. I commenti invece sono un array e in questo caso utilizza la parentesi quadra. Per quanto riguarda la normalizzazione, parliamone, cioè già ne abbiamo accennata prima, è un'operazione che il nostro cervello compie molto istintivamente. Cioè, anche chi non ha mai studiato basi di dati o comunque ha approfondito questo concetto tende naturalmente a normalizzare le sue tabelle. Questo perché rende tutto più ordinato e molto più semplice da leggere. Cioè, tenere i commenti nella stessa tabella del post può sembrare effettivamente piuttosto disordinato. In realtà la normalizzazione è un grave problema dal punto di vista delle performance. Questo perché per leggere, ad esempio, un post e i suoi commenti bisognerà fare una query sul post e tante sottoquery per quanti sono i suoi commenti. Questo è ovviato dalle joins nei database relazionali, che però comunque non cancellano il problema. Cioè, il database lo fa automaticamente, ma comunque dovrà andare a leggere n informazioni dalla tabella dei commenti. Invece, tenendo tutto in un'unica tabella post e commenti, andremo a leggere solamente una volta dal database e troveremo tutte le informazioni che ci servono. Ora, l'operazione della join, se è complicata di per sé, quando si ha a che fare con un cluster molto grande, un database con decine di server, questa operazione può essere propagata su tutti i server e può mandare sostanzialmente in stallo l'intero cluster. Quindi sostanzialmente il mio consiglio è di dimenticare quello che ci viene insegnato alla scuola superiore per quanto riguarda la normalizzazione. E infatti mi stupisco anche che non venga insegnata la denormalizzazione, perché la denormalizzazione non è un'operazione semplice e deve essere pensata molto attentamente. Allora, ripassiamo un attimo il JSON. Abbiamo detto coppie di chiave e valore separate da due punti e ogni coppia è separata da virgola. Queste coppie sono tenute in una parentesi graffa e se ce n'è bisogno si utilizza un array tenendolo tra parentesi quadre. Un array può anche contenere oggetti, ricordiamo. Si possono anche memorizzare informazioni tipo immagini, canzoni, file PDF all'interno di questo di un oggetto JSON. In realtà quello che MongoDB utilizza al suo interno, anche se non è mai reso palese all'utente, è il formato BISON, che non è nient'altro che il binary JSON, cioè un formato JSON alleggerito dove le parentesi quadre, graffe, le virgole sono sostituiti da dei valori numerici
Questo perché rende più semplice il parsing di queste informazioni da parte di un'applicazione, e poi l'intero pacchetto JSON viene leggermente compresso per essere memorizzato su disco. In realtà l'utente ha a che fare sempre e soltanto col JSON e non vedrà mai il JSON, ma è giusto, cioè bisogna essere consapevoli che in realtà MongoDB non utilizza il formato JSON nel suo utilizzo dei dati sul disco. MongoDB presenta come MySQL, come Oracle, come qualsiasi altro database, presenta una shell. Su questa shell si possono scrivere comandi anche molto complicati, oltre ai tradizionali comandi per creare, leggere, modificare ed eliminare dei dati. Mentre nei database relazionali ci si affida all'SQL, qui si tratta di particolari comandi scritti in JavaScript, perché MongoDB utilizza una shell appunto che con un motore di JavaScript. Questo ci consente all'interno della shell di definire funzioni, variabili, di utilizzare istruzioni condizionali e anche cicli come il for, il while. Esempio per creare centinaia di record in pochi istanti si può scrivere un ciclo anziché eseguire ripetutamente una query di insert. Inoltre la shell ci consente anche di fare operazioni di tipo benchmarking, quindi di vedere le performance in quel momento dell'intero cluster, e eseguire operazioni di MapReduce. In questo momento non possiamo parlare di MapReduce perché richiederebbe un'altra ora a sé stante, ma è un argomento molto interessante che ci consente di fare delle analisi sui dati inseriti nel database, che però richiedono molto tempo, quindi non servono all'utente, cioè ad esempio disegnami un grafico di come sta andando il mercato azionario, ma al limite può essere utilizzato dall'amministratore per estrarre un resoconto di come si sta comportando il database. È una struttura, il MapReduce, inventata da Google e che poi è stata inserita praticamente ovunque. Vediamo molto rapidamente quali sono i comandi principali per creare, leggere, modificare, eliminare i dati. Allora, dalla shell di MongoDB utilizziamo sempre il prefisso db punto, seguito dal nome della collection e in questo caso insert. Insert, questo è proprio sintassi di JavaScript, all'interno di insert mettiamo un oggetto JSON. In questo caso abbiamo messo nome Pippo, cognome Rossi, età 21, email e telefono, che è un array. MongoDB richiede per ogni documento il campo ID, gli serve proprio per motivi di indicizzazione sul disco, quindi se non lo specifichiamo noi provvederà lui a aggiungerlo utilizzando una funzione particolare che dipende anche dal tempo, quindi c'è la certezza che non ci saranno mai due ID replicati. In questo caso ho inserito due documenti, vedete il secondo documento non contiene il campo di telefono e contiene il campo indirizzo di casa, chiamiamolo così, mentre nel primo abbiamo il telefono che è un array e l'indirizzo di casa che è mancante. Per leggere un documento invece utilizziamo come prima la sintassi db. Seguita dal nome della collection.find, con questa volta due argomenti, dove tutti e due, scusate, sono opzionali. Il primo è un oggetto JSON che specifica quali sono i nostri criteri di ricerca, quindi vogliamo tutti gli oggetti che hanno per nome Pippo, oppure tutti gli oggetti la cui età è maggiore di 18, proprio come se fosse SQL, mentre il secondo campo, projection, l'ho troncato qui, serve a stabilire quali dati vogliamo che ci vengano ritornati. Ad esempio qui, senza il campo di projection specificato, ci ritorna l'intero oggetto, mentre la maggior parte dei dati a noi dell'ID potrebbe anche non fregarcene, casomai volevamo sapere solamente l'età, e utilizzavamo il campo projection per specificare di riportare solamente l'età. Il campo ID l'ha aggiunto MongoDB perché nella query precedente non l'abbiamo inserito noi. Per utilizzare gli operatori maggiore e minore che sono anche presenti, così come gli operatori booleani di NOT, OR e AND, la sintassi è leggermente più complessa e ostica rispetto a quella dell'SQL, ma comunque è importante sapere che queste operazioni sono possibili. Ecco, quando dicevo che MongoDB è probabilmente il più simile a un database relazionale, parlavo proprio di questo, perché MongoDB, per quanto ne so io, è l'unico database che consente questo tipo di operazioni con maggiore e minore operatori booleani. Ora, il panorama del database NoSQL è molto vasto, ne esistono decine, ognuno con le proprie caratteristiche, ma fino ad ora ho conosciuto solamente questo con questo tipo di operazioni. In questo caso abbiamo fatto una query
con una sintassi un po' particolare, come vi già vi ho detto, che ci porta a vedere tutti i documenti che hanno il campo età con un valore maggiore di 18. I documenti in cui il campo età non è specificato, perché può succedere, abbiamo visto lo schema non è fisso, semplicemente verranno trattati come zero, come null, non presente, verranno completamente ignorati. In questo caso, siccome tutti e due i documenti avevano il campo età maggiore di 18, vengono riportati entrambi. Un terzo esempio di lettura è la lettura all'interno, con la ricerca all'interno di array. Prima abbiamo cercato esempio nome Pippo, ma questo non vuol dire che quando andiamo a fare una ricerca deve essere cercato per forza il campo intero. Telephone, ad esempio, è un array, ma noi andiamo a fare la ricerca per entrambi i valori dell'array. Ne basta uno e MongoDB ci riporterà il documento che contiene anche un solo elemento con quel valore. La sintassi dell'update invece è db. Il nome della collection.update, dove il primo parametro è la query che avremo utilizzato anche in find dei documenti che vogliamo modificare, seguita dai valori che vogliamo aggiornare. In questo caso c'è una piccola particolarità che può lasciare stupiti all'inizio, ossia il campo update non va semplicemente a sostituire i campi specificati, cioè la prima query che viene mostrata con name due punti paperino e surname esposito non va a modificare semplicemente i campi nome e cognome, ma modifica l'intero oggetto, cioè lo sostituisce del tutto, i vecchi dati vengono persi e sostituiti da questi nuovi. Nel caso in cui volessimo modificare un oggetto semplicemente nei valori specificati, dobbiamo utilizzare la sintassi che viene specificata sotto, ossia con l'operatore di set, e in questo caso andrà a modificare solamente i campi name e surname, lasciando intatti i precedenti. E poi c'è la query di eliminazione, che è la più semplice, users è il nome della collection di esempio, punto remove, sempre con il campo query, che sono i documenti che siamo intenzionati a eliminare. Nel caso in cui volessimo svuotare un'intera collection, ci basterà fare remove senza alcun parametro e sostanzialmente andrà a fare un match su tutti i documenti presenti nel database. Ora, se abbiamo scelto MongoDB, probabilmente è perché siamo intenzionati ad avere una grande utenza e quindi un bel cluster con tantissimi server e poter scalare facilmente i nostri dati. Il meccanismo che MongoDB utilizza per dividere i dati all'interno di un cluster viene definito sharding. Lo sharding praticamente funziona scegliendo una shard key. Normalmente la shard key è il campo ID e lo spazio della shard key, ossia i valori possibili che possono essere assunti dalla chiave ID, vengono divisi in pezzi. Esempio, se prendiamo un valore numerico intero a 32 bit, che arriva fino a 4 miliardi e dispari, insomma, possiamo scegliere di dividere da 0 a 100, da 101 a 200, da 201 a 300 e così via, fino ad arrivare a 4 miliardi. Nel caso di una stringa è più complesso, viene utilizzato un hash, cioè della stringa viene estratto un valore e poi la divisione avviene su quei dati. Questi chunks poi verranno distribuiti per il numero di nodi presenti all'interno del cluster. La definizione del numero dei chunks deve avvenire a priori dell'apertura del cluster, quindi ad esempio quando apriamo una collection stabiliamo di avere 1024 chunks, che ci porta alla possibilità di avere fino a 1024 server nel nostro cluster. Ora, anche se ne abbiamo 4, questi chunks saranno divisi all'interno di questi 4 server in modo equo. L'aggiunta di un nodo è un'operazione molto elementare che veramente può fare qualsiasi amministratore di sistema anche di un giorno solo di esperienza. Si tratta semplicemente di installare MongoDB su un nuovo server tramite i soliti comandi di apt-get a cui siamo tutti abituati, dopodiché da un server qualsiasi appartenente già al cluster eseguire questo particolare comando run command con add shard e l'indirizzo IP e la porta del nuovo server. A questo punto MongoDB automaticamente comincerà a ridistribuire i dati all'interno del nostro cluster e il nuovo server si ritroverà con i chunks per rendere tutto più equo. Ora, la cosa interessante è che durante tutta questa operazione di sharding il cluster è sempre live, non c'è nessun momento in cui il cluster non è più utilizzabile, quindi per l'utenza è tutto trasparente, non sta succedendo niente e sembra tutto funzionare come sempre. Ora c'è un secondo meccanismo oltre allo sharding che ci consente questa volta, quello di prima era il partizionamento, ora vediamo la disponibilità.
Per la disponibilità si utilizza questo concetto che è il replication. Il replication consiste praticamente in quello che dicevamo prima, ossia di portare i dati in più server, anche gli stessi dati, cioè un campo nome che è replicato su più server, abbiamo visto prima. Il modello di MongoDB è master-slave. Master-slave che vuol dire? Che c'è un server più, diciamo, che è più importante degli altri, e tutta una serie di server collegati tra loro che invece servono in caso in cui il master ha dei problemi con le letture o le scritture. In questo caso il master in MongoDB è responsabile di tutte le scritture che avvengono ed è responsabile di passare i dati agli slave. Gli slave invece sono solo in sola lettura. Quando il nodo master ha un problema, devono intervenire gli slave. Gli slave devono trovare immediatamente un sostituto, perché altrimenti non possono ricevere le scritture, perché in MongoDB solamente il nodo master può ricevere scritture. Viene indetta un'elezione democratica tra gli slave e scelgono il più performante, il meglio collegato con gli altri slave, per diventare il nuovo master. Abbiamo visto fino ad ora i motivi per utilizzare MongoDB, ma ce ne sono alcuni per cui sarebbe preferibile non utilizzarlo. Allora, innanzitutto, come abbiamo visto fino ad ora, ci tengo a sottolinearlo, se sono necessarie transazioni o comunque consistenza forte. Un altro motivo che mi ha colpito personalmente, per cui comincio ad avere dei dubbi, anch'io devo ammettere, sono le query di ricerca. Le query sono case sensitive, questo vuol dire che un dato memorizzato con tutto in minuscolo, tutto in maiuscolo ad esempio, potrà essere ricercato solamente con un attributo tutto in minuscolo, tutto in maiuscolo. Ad esempio, se abbiamo scritto Luca con la L maiuscola e il resto delle lettere in minuscolo, una query che lo cerca tutto in minuscolo non lo troverà all'interno del database. Questa è una comodità a cui ci hanno abituato i database relazionali e di cui se ne sente fortemente la mancanza nei database di tipo MongoDB. Anche se ci sono delle soluzioni per ovviare a questo problema, comunque è un po' controintuitivo da questo punto di vista. Il secondo problema si ha nella replicazione. Abbiamo visto il modello master-slave. Il master solamente può accettare le scritture, ma nel momento in cui un master cade, viene indetta un'elezione, abbiamo detto, per scegliere un nuovo master. Il problema è che questa elezione dura fino a 60 secondi. Nel frattempo tutte le scritture che vengono indirizzate a quella shard, ossia quel set di master e slave, verranno perse. Ora, 60 secondi possono sembrare pochi, ma in un'applicazione con una grande quantità di utenti e di dati possono essere anche gigabyte di dati che non verranno memorizzati. Inoltre, come abbiamo visto prima, la durabilità viene messa in discussione, ossia i dati non sono sempre scritti sull'hard disk nel momento in cui ci viene data la conferma della scrittura, anche se questo parametro in MongoDB è configurabile. Però imponendo una durabilità forte si hanno dei forti problemi di performance quando si utilizza questo database. Ah, questa è una panoramica di database NoSQL. I più conosciuti dopo MongoDB sono Cassandra, che è nato da un progetto di Facebook che poi è stato abbandonato da Facebook e diventato sotto licenza PASH. C'è React, un altro database NoSQL, questa volta basato solamente su coppie chiave valore e non su documenti JSON. Redis, che è un progetto tutto italiano nato in Sicilia, che non ha nessun tipo di durabilità, è un server fatto apposta per cache, e sta cercando di togliere main cache dal trono dei server di cache. E poi c'è CouchDB, che è un progetto derivato da MongoDB, che se volete potete vedere a casa. Gli altri quattro nella colonna di destra sono altri database molto meno conosciuti rispetto ai primi cinque, ossia MongoDB e questi quattro, che però hanno tutte le caratteristiche particolari, tutti nati in Amazon, Google, in grandi società del genere. E questi sono sostanzialmente dei link da cui potete andare a informarvi se desiderate approfondire questo argomento. Per concludere, se qualcuno di voi ha in mente un nuovo progetto, una nuova applicazione, piuttosto che utilizzare MySQL, Oracle, MariaDB, è un consiglio spassionato di provare MongoDB o Cassandra o anche React, perché decisamente sono degni della vostra attenzione. Ringraziamo Francesco Boffa, grazie mille. Bene, abbiamo tempo per un'unica domanda e poi andiamo al coffee break. Drink coffee break? No? Nessuna domanda? Ok. Allora, una domanda. Non ho capito bene una cosa. Io inizialmente mi sembrava che il meccanismo di shredding
oltre che migliorare le performance, servisse anche a dare ridondanza, cioè a memorizzare un documento JSON su più di un nodo. Poi dopo invece si è parlato di replica, quindi la domanda è: il solo shredding nel caso di caduta di un nodo fornisce la garanzia di non aver perso dati? Lo sharding divide i dati su più nodi all'interno di un cluster, ma sono le replication che consente la ridondanza. Molto spesso sia lo sharding che il meccanismo di replication attivi contemporaneamente, dove lo sharding divide i dati su più server e il replication fa in modo che ogni shard, ossia ogni componente del cluster, ha una ridondanza sua. Grazie mille, allora ci vediamo alle 17 in punto per Firefox OS.